Ogni volta che entri dimostri di meritare qualcosa in più, forse di 15 minuti. Questo sotto l'aspetto personale, poi magari parliamo dalla partita. Certo, no, sono contento che sono entrato bene con lo spirito, perché di solito non è mai facile entrare, soprattutto a pochi minuti dalla fine. Quindi sono contento che mi sia armato la possibilità e cerco di continuare ad allenarmi bene per meritare più spazio. Un calciatore che ha fatto qualcosa in più, anzi tanto in più di Pisa, forse che sarà i 3 punti, poi alla fine qualcosa di fattori anche esterni, 0-0 che fa male. Beh sì, un po' di amarezza sicuramente c'è, perché credo che gli episodi più importanti li abbiamo avuto noi, non il Pisa. Allo stesso tempo però siamo contenti, perché non possiamo rimpiangere nulla della partita, abbiamo giocato bene, poi niente, si continua così sperando che ci vada meglio a livello di fortuna le prossime, perché così non possiamo fare di più. Tu che eri in campo, puoi spiegarci meglio magari l'espulsione di Vitiello e Geminale? Guarda, ti rispondo sinceramente, non ho capito bene come sarà la dinamica della situazione, quindi non mi sbilancio a dare giudizi che non so. A questo punto della stagione, secondo te il Catanzaro che tipo di campionato può o deve fare? Ma io credo, rispetto alle squadre che abbiamo affrontato e poi vedendo anche i risultati che ci sono stati poi tra squadre, che credo che siamo un'ottima squadra, a livello sicuramente di quelle che sulla carta dovrebbero vincere il campionato, come la Salernitana, il Benevento, lo stesso Lecce che abbiamo visto che sulla carta inizio campionato doveva vincere. Quindi credo che siamo un'ottima squadra e possiamo fare bene.